La storia del calcio, seconda parte. Il professionismo e l'International Board. L'espansione in Europa e Sud America. Nasce la FIFA. Il professionismo e l'International Board. Sempre in Gran Bretagna, due tappe fondamentali nell'evoluzione del calcio moderno furono raggiunte prima della fine del secolo. Nel 1885, di fronte al dilagare della pratica calcistica, che vedeva ormai impegnati un gran numero di club e moltissimi giocatori, la FA riconobbe la possibilità di corrispondere al calciatore, per le sue prestazioni agonistiche, un modesto compenso, che andava pertanto a integrare il guadagno derivante dal suo lavoro abituale. Era la prima forma di un fenomeno, il professionismo, che avrebbe profondamente segnato questa disciplina sportiva, portando, come primo effetto, una svolta decisiva a favore dei club più dotati di mezzi economici. In Inghilterra, infatti, proprio la possibilità di attirare con lusinghe di guadagno i giocatori più abili, segnò la leadership dell'Aston Villa. Il vero professionismo era comunque ancora lontano, ma un ulteriore passo in questa direzione fu compiuto nel 1897, quando venne istituita, a Londra, la prima associazione dei giocatori britannici, una specie di sindacato calciatori, che si sarebbe trasformata, nel 1907, nella potente e organizzata PFA Professional Footballers Association. L'altro momento fondamentale fu rappresentato dall'istituzione, nel 1886, dell'IFAB, International Football Association Board, a opera delle quattro federazioni britanniche, a quella inglese, che nel 1863 aveva aperto la strada del calcio moderno, si erano aggiunte la scozzese nel 1873, la gallese nel 1876, l'irlandese nel 1880. L'International Board, nato per promuovere un regolamento comune mediando in un testo unico le specificità dei vari movimenti nazionali, rappresenta tuttora la Corte Suprema del Calcio, il sacro custode delle regole. Ovviamente aperto alle delegazioni elette di altri paesi, il suo ruolo di giudice ultimo e inappellabile resiste dopo oltre un secolo di vita. Prima di abbandonare questa rivisitazione delle origini e passare a trattare del gioco moderno, resta forse da chiarire un aspetto particolare, il motivo per cui il calcio si gioca in 11. La spiegazione prevalente rimanda ancora una volta alla realtà dei college, alle camerate composte da 10 studenti e un precettore, il primo abbozzo di squadra che dai tempi dei pionieri è riuscito a mantenersi intatto sino al sofisticato calcio degli anni 2000. L'espansione in Europa e Sud America. Dalla Gran Bretagna, il calcio, nell'ultimo trentennio del XIX secolo, cominciò a espandersi nel continente europeo e sulle rive sudamericane dell'Oceano Atlantico. Il calcio fu così esportato dai marinai delle navi britanniche e dai funzionari delle agenzie che tenevano i rapporti con la madrepatria. In Argentina, intorno al 1860, una compagnia inglese fu incaricata della costruzione della rete ferroviaria che, partendo da Buenos Aires, toccava altri centri sulle sponde del Rio de la Plata. Nello stesso periodo, l'esportazione di frigoriferi inglesi avviava una fitta rete di scambi anche con Montevideo, capitale dell'Uruguay. Le due nazioni conobbero il calcio contemporaneamente e giocarono il loro primo incontro internazionale. In realtà, i giocatori che si sfidarono nel 1899 a Montevideo, al circolo sportivo La Blanqueda, portavano quasi tutti nomi inconfondibilmente inglesi, erano marinai o funzionari, di stanza o residenti nei due paesi. Il Buenos Aires Team superò il Montevideo Team per 3-0. In Brasile, il pioniere fu Charles Miller, nativo di San Paolo ma figlio di un residente inglese che lo aveva mandato in Inghilterra a completare gli studi. Al ritorno, il giovane Charles portò con sé un pallone da calcio e introdusse il nuovo gioco presso i coetanei. Il calcio fiorì inizialmente nello stato paulista, fino ad espandersi nel resto della nazione. In Europa, pur in circostanze diverse, lo sviluppo del calcio ebbe la sua matrice comune nelle navi inglesi alla fonda. I marinai impiegavano il tempo libero in interminabili e accanite sfide sul molo, sollecitando prima la curiosità, poi l'emulazione. Non è quindi un caso che a recepire e a diffondere il gioco siano state per prime le città sedi di affermati porti commerciali o militari. In Francia il club più antico nacque a Le Havre, nel 1872, lo stesso anno che vide, in Spagna, l'istituzione dell'Huelva Recreation Club. In Italia, il primato fu di Genova, nel 1893. In Portogallo, in Olanda e nelle altre nazioni affacciate sul mare il gioco fu introdotto con le stesse modalità.
un paese non marinaro, la Svizzera, fu tuttavia il più sollecito a importare il calcio grazie a privilegiati scambi culturali con l'Inghilterra, che prevedevano una massiccia presenza di studenti elvetici nei colli d'Oltremanica. In Germania, il calcio fu introdotto dal professor Konrad Koch, reduce da una lunga permanenza in Inghilterra per ragioni di studio. Nel primo club tedesco, il Germania di Berlino, giocava tale Ugo Pauli, che poi fece conoscere il nuovo sport in Jugoslavia. All'inizio del XX secolo, malgrado i mezzi di comunicazione di massa fossero quasi inesistenti, grazie a questo singolare tam-tam, il calcio era così giocato in buona parte del mondo, segnatamente in quei continenti, Europa e Sud America, che a lungo ne hanno rappresentato le scuole dominanti, se non esclusive. Nasce la FIFA. Ovviamente, la partenza anticipata aveva consentito alla Gran Bretagna un vantaggio anche sul versante tecnico. Quando nel resto d'Europa e nel Sud America si muovevano i passi iniziali e si allacciavano i primi timidi contatti internazionali, le quattro federazioni britanniche già disputavano da tempo un regolare e seguitissimo torneo. Chiamato Home Championship, il quadrangolare fra le rappresentative d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda fu inaugurato nel 1884, questa prima edizione si concluse con il trionfo della Scozia, che vinse tutte le partite. Come abbiamo visto, in Sud America, giusto alla fine dell'XIX secolo, Uruguay e Argentina avevano aperto la serie infinita delle loro sfide, peraltro schierando giocatori quasi esclusivamente britannici. Quando però, ai primi del XX secolo, Thomas Lipton, il magnate del tè, mise in palio fra le due nazionali la coppa che portava il suo nome, già si erano fatti strada i talenti indigeni. In Europa, il primo incontro internazionale sostenuto da paesi non britannici si disputò nel 1902 a Vienna, fra Austria e Ungheria. L'Austria si impose con un nettissimo 5-1. La Francia non brillava particolarmente per il valore delle sue squadre, ma era sicuramente in prima linea nelle iniziative per lanciare il calcio su scala internazionale. Ospitando nel 1900 le seconde Olimpiadi dell'era moderna, gli organizzatori inserirono nel programma, non a titolo ufficiale ma solo come torneo dimostrativo, un triangolare di calcio che riscosse un notevole successo di pubblico. Oltre alla Francia e al vicino Belgio, era stata invitata una rappresentativa inglese, Lupton Town, che pur non figurando nell'elite britannica si affermò nettamente sui debolissimi avversari. Forte di questo promettente approccio, il giornalista francese Robert Guérin, nel 1902 si recò a Londra, presso il potente presidente della FA, Frederick Wall, per sottoporgli un progetto ambizioso, istituire una confederazione per regolare e organizzare l'attività delle federazioni nazionali, con il fine ultimo di dar vita a un vero e proprio campionato del mondo. Ottenne un brusco rifiuto. Gli inglesi erano troppo gelosi della loro posizione preminente e non erano neppure entusiasti di mettere a disposizione di tutti i segreti e i regolamenti dello sport che avevano inventato. Il 21 maggio 1904, con il pretesto di un match internazionale tra Francia e Belgio, Guérin inviò a Parigi i delegati di otto federazioni, oltre alla Francia, Olanda, Belgio, Germania, Svezia, Svizzera, Spagna e Danimarca, e fondò la FIFA. Federation International de Football Association, di cui fu eletto presidente. Rafforzata da successive adesioni, la FIFA riuscì a convincere le federazioni britanniche a entrare a far parte del nuovo organismo nel 1905. Nel congresso di Berna del 1906, il nuovo presidente della FA, Daniel Burley Wolf Hall, divenne anche presidente della FIFA, subentrando al dimissionario Guérin. Nel suo discorso d'investitura, il dirigente inglese accantonò subito l'ambizioso progetto di un campionato del mondo, e dopo aver riaffermato il fondamentale ruolo dell'International Board come garante del regolamento calcistico, propose di sfruttare l'opportunità offerta dal Comitato Internazionale Olimpico, CIO, di ospitare un torneo ufficiale di calcio nell'ambito dell'appuntamento quadriennale dei Giochi Olimpici. Siamo arrivati alla fine della seconda parte di questo viaggio nella storia del calcio. Se il video ti è piaciuto metti il like. Non perderti la terza parte del video sulla storia del calcio, iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche. Un saluto da Umai Sport.